Ciao a tutti amici di Marvel Sfida dei Campioni e ben ritrovati in questo nuovo video Darkroxiano. Oggi ho cambiato un po' zona di gioco, infatti come vedete alle mie spalle c'è una stanza diversa. Mi stappia pure la gangrena alle gambe perché sono seduto per terra. Comunque andiamo al succo del video di oggi, che è quello di, come vedete già dalla schermata, quello di aprire il mio eroe cristallo 5 stelle. Raccolte naturalmente nell'arena 3 contro 3, quella che vi avevo consigliato di cuore di fare, perché davvero è in pratica un eroe 5 stelle regalato. Io non ho ancora raggiunto 1 milione di punti, lo farò adesso, tanto per chiudere in bellezza, anche se ho già raggiunto ormai la quota, diciamo, però è sempre meglio fare fino alla fine. Prendere tutte le ricompense. Adesso arrivo al milione, prendo le ultime 2000 schegge di cristallo. Non sono mica male. Quindi ora vi godete un pochino questo piccolo combattimento Darkroxiano e vediamo un po' cosa combino oggi. Sono distrutto, sono a pezzi, sono davvero stanco. Ma dovevo fare questo video. Ah, considerate che quando gioco, voi vedete mentre picchio, no? Però se picchio e improvvisamente guardo anche la telecamera, vuol dire che sto giocando senza guardare. Infatti capaci che è più una pizza. Oddio, è partito Drax! Ma non mi prende, naturalmente. Ma no. Insomma, questo è spiccioli per me, spiccioli per il dio Darkrox. Andiamo avanti, andiamo avanti. C'è uno Spider-Man risvegliato. Ma nulla può contro il mio Thor. Oh, mazza quanto schifo. Non può nulla contro il mio Thor. Come si chiama? Thor. Aiutatemi, Thor. Vabbè, sto Thor qua che vedete che sto usando. E andiamo. Via, fuori il prossimo. E 1 milione raggiunto. Ok, 1 milione raggiunto. L'ultimo combattimento è tra Quake contro Wolverine. Sono proprio curioso di vedere cosa uscirà dal mio cristallo 5 stelle. Il mio nono. Sarà il mio nono o sarà un doppione? Io spero un doppione, decisamente. Intanto qui ci sta Wolverine che sta resistendo in una maniera eccezionale, veramente. Neanche scarica la speciale 2. Adesso gliela facciamo scaricare grande. Intanto è partita una scossa di Quake. Bella Quake quando manda le scosse. Vi ricordo che Quake è un'avversaria che è un'eroina, non un'avversaria. È un'eroina di Marvel che ha un rating davvero molto alto. Quindi se ce l'avete, vi consiglio vivamente di portarla su. Spam! Ecco, il trauma è partito e anche la mossa speciale 3 che me la beccherò pure. Dicevo, un'eroina molto forte che ha un rating totale molto alto, quindi oltre a essere molto forte, vi fa salire di rating tantissimo il vostro rating totale. 1.007.317 il mio totale, 61 vittorie consecutive. C'è chi forse ha fatto un po' di più per raggiungere 1 milione, questo semplicemente perché io ho molti eroi 2 stelle già maxati, ve l'ho fatti vedere qualche tempo fa, qualche 2 video, 3 video fa, 2 video fa, quindi è inutile farveli rivedere. Chi se li è persi, andateveli a vedere. Prossima serie? No, non grazie. Come vedete, il prossimo traguardo è a zero, quindi ora io non prendo più ricompense, però dovrei riscuotere. Come si fa? Ah. Come si fa? Andiamo qua un attimo. Dovrebbe esserci 2000 schegge. Oh, a Peppe. Eccole qui. No, non sono qui. Ma ha fregato le ricompense, raga. Qui bisogna indagare a fondo. Ma chi te sei? Allora, vediamo se facendo altri 3 combattimenti me le dà, perché non me la date, oh. Ma che scherziamo?
Me devi da dai sordi, me devi da pagare. Quindi vediamo un attimo, facendo le ultime tre. No, mo sono curioso, perché a 1.000.000 dava 2.000 schegge di cristallo. O 1.000. 2.000 mi pare. Non ci metto niente, pazientate un pochino e godetevi le pizze volanti di lui, il procione cyborg. Contro un Capitan America che non vuole andare giù. Va giù pure lui. Vanno tutti giù. Un attimo, un attimo. Cambia posizione. Cambiato gamba. L'altra si era addormentata. Andiamo un po'. C'è qualcosa che non va. Ragazzi, c'è qualcosa che mi puzza. Ha sbagliato il tempismo, perché c'è questa cosa che puzza, che mi dà fastidio. Capisco dove sono finite le 2.000 schegge di cristallo eroi 5 stelle. Ehi, vabbè. Dicevo, c'è qualcosa che mi puzza. Non sono io. Lotta finale. Andiamo un po'. Sono storto? Mamma mia, che brutta luce che c'è in questo video, ragazzi. Vabbè, non sono ancora un professionista youtuber, ma grazie anche a voi ci diventerò. Quindi i video naturalmente potranno solo che migliorare. Voi seguitemi e lo vedrete. Oh, bella Peppa, per un momento mi prendeva. Ora vi faccio questo, sì che è un raggio bestiale quando il Buster spara la speciale 2. Ancora più bestiale Iron Man quando riceve. Pareva. Vai, vai giù, vai giù. Ragazzi, ora fatemi un po' vedere. Era l'ultimo? Sì, era l'ultimo. Vediamo un attimo. Continua. Avevo detto io, 2.000 schegge per me. Ora posso andare ad aprire tranquillamente il mio ultimo eroe 5 stelle. Prima ricarichiamo un attimo, anche se non mi servono più ormai. Ci diamo ancora l'aiuto richiesto, così la vostra alleanza, quando fate questa cosa, può nell'alleanza praticamente dare l'aiuto e accumulare, vedete qui, i punti lealtà. Così. Visto? E prendete, prendete questi qui, gli scudi. Scudi lealtà molto importanti. Io sono a 336.000, 365.000. Prenderò, come già promesso a me stesso, un'altra volta Inarrestabile Colosso, perché Inarrestabile Colosso merita, ragazzi, merita. Ma bando alle ciance, andiamo ad aprire cristallo eroe 5 stelle. 13.000 schegge. Vi starate molto italiano questo. Starete domandando, ah, ma magari aspetta 15.000 e provi a prendere uno di questi cristalli. Ma no, non ci penso proprio. Come ho già risposto a qualcuno di voi, usare 15.000 schegge di cristallo eroe 5 stelle per provare a prendere un eroe speciale, alla fine invece esce un eroe che potete benissimo prendere nel cristallo eroe 5 stelle, a me darebbe un po' fastidio. Quindi non lo so, a voi la scelta. Che voi aprite qui, bello, ci sta dottor Octopus, Hulk rosso, ghigliottina. Poi aprite e tum, Joe Fixit. Cacchio, se esce Joe Fixit 15.000 schegge, ruberò del culo dopo. A me sì, a me mi darebbe molto fastidio. Quindi vado sul sicuro. Rullino i tamburi. Oh, vediamo chi esce. Un arcangelo. Mamma mia, se esce arcangelo, ragazzi. O Mordo. Mordo mi piace un po' di meno di arcangelo. Poi se esce invece uno che già ho, lo risveglio, allora lì. Yellow Jacket. Yellow Jacket. Farò uno strillo che mi sentono fino sulla luna. Sempre se c'è qualcuno sulla luna. Arr.
Devo commentare? Ma anche no. Allora, guardate. Torje Foster non mi dispiace come nome, perché c'ha uno stordimento che quando parte stordimento è una degli eroi che ha lo stordimento migliore di tutti, perché in pratica fate shock. Ora mi sembra che addirittura non deve essere risvegliata, andiamo subito a vederla. È una di quei pochi eroi che ha lo shock migliore di tutti. Scusate, no, lo shock, lo stordimento migliore di tutti. Adesso vi faccio vedere la mia 4 stelle per fare prima. Qui ce l'ho anche 4 stelle, eccola qua. Andiamo su info e vediamo. Benedizione de tu madre, della madre di tutti. Bene, ecco. Con la guida di Freja e il potere dei Miglionir, Thor libera il frantumatore infliggendo colpi critici garantiti. Perfetto, quindi ecco. Una volta risvegliata fa colpi critici garantiti, quindi diventa bella forte e cazzuta. Però la cosa che dicevo io dello stordimento è particolare, perché in pratica fate l'attacco speciale 1 o anche l'attacco speciale 2, il nemico va sotto shock. A quel punto, quando colpite e portate i colpi a segno, naturalmente, avete una possibilità, una percentuale molto alta di fare stordimento all'avversario. Quando parte stordimento, ma ne partono 2-3 a raffica, con la mia 4 stelle sono capitati anche 3-4 a raffica e buttare giù il nemico così, proprio senza problemi. Quindi vi dirò, speravo in qualcun altro, di cuore, e invece è uscita Torje Foster, che naturalmente se ho... a voglia! La porto subito su, così vedo anche a quanto arriva. Rango 1, livello 25, 2905, porca vacca, ragazzi, sì, il rating è bello alto, porca mi ha superato pure Iron Man superiore, ragazzi. Torje Foster non mi piace, però la proverò e vi terrò informati. Sì, ho detto bene. Vi terrò informati perché la 5 stelle, cavolo, mi ha sconvolto. Va bene. Ora, siccome che so già 13 minuti che parlo e oggi sono particolarmente stanco, vi chiedo scusa e farò il video che vi avevo promesso per quanto riguarda i domini tra un paio di giorni, magari se riesco ve lo pubblico domenica, quindi tra 2 giorni parlerò dei domini. Questa volta sarà un video sui domini definitivi, i domini definitivi di Darkrox. Quindi mi raccomando, non mancate al prossimo video, e quello di oggi finisce qui. Io vi ringrazio calorosamente come al solito di aver guardato anche oggi la mia fascia e vi do appuntamento al prossimo video e buona serata a tutti. Ciao ragazzi, siete grandi.